Il programmatore da rubinetto Green Timer Pro è ideale per l'irrigazione di aiuole, terrazzi e piccoli giardini. Facile da programmare e dotato di ampio display, permette cicli di irrigazione da 1 minuto a 4 ore con incrementi di 1 minuto. La parte anteriore può essere rimossa per una più agevole programmazione. Il programmatore può essere completato con un sensore pioggia che interrompe l'irrigazione in caso di maltempo. Questa è la presa dove collegare il sensore pioggia. Dopo aver tolto il programmatore dalla scatola, avvitate il raccordo di entrata ad un rubinetto con attacco da 3 quarti di pollice. Stringete il raccordo a mano senza utilizzare attrezzi, per non danneggiare il programmatore. Rimuovete la parte anteriore tirando verso di voi. Aprite il vano batteria e inserite 2 pile di tipo AA. Richiudete con cura il vano batterie. Riposizionate la parte anteriore del programmatore e testate l'apparecchio premendo il tasto di apertura manuale e poi il tasto OK. Richiudete la valvola premendo ancora il tasto MAN. Se non sentite il clack della valvola, controllate che le batterie siano installate correttamente e la parte anteriore del programmatore ben installata sulla base. Aprite il rubinetto e ripetete l'operazione con l'acqua. Vediamo come regolare l'ora del programmatore. Premete una volta il tasto MENU, l'indicazione TIME lampeggia sul display. Adesso potete procedere con la regolazione dell'ora. Premete una volta il tasto OK, l'ora corrente lampeggia sul display. Regolate l'ora ruotando la manopola. Premete la freccia per passare alla regolazione dei minuti. Premete ancora la freccia per passare alla scelta del giorno della settimana e regolatelo ruotando la manopola. Premete il tasto OK per memorizzare e tornare al menu principale. Procediamo ora con la programmazione. Premete 2 volte il tasto MENU, l'indicazione START lampeggia sul display. Premete OK e regolate l'ora ruotando la manopola. Premete la freccia per passare alla regolazione dei minuti. Premete ancora la freccia per passare alla durata dell'irrigazione. Regolate le ore ruotando la manopola. Con la freccia passate alla regolazione dei minuti. Passate alla regolazione della frequenza di irrigazione premendo le frecce per scegliere fra ogni 6 ore, ogni 12 ore o per scegliere i giorni della settimana. Usate le frecce per spostarvi e il tasto OK per selezionare i giorni in cui si vuole irrigare. Premete ancora una volta la freccia e utilizzate la manopola per accendere o spegnere il programma. Premete il tasto OK per memorizzare la regolazione e tornare al menu principale. Sul display appaiono l'ora e il giorno attuale, l'ora di inizio dell'irrigazione e la frequenza di irrigazione. Vediamo come eseguire l'apertura manuale. Premete una volta il tasto MAN, il tempo di apertura lampeggia sotto l'indicazione Runtime. Utilizzate la manopola per regolare il tempo di irrigazione, fino ad un massimo di 4 ore. Premete OK per confermare. La valvola si apre e sul display appare il conto alla rovescia. La valvola si chiuderà automaticamente allo scadere del tempo. Ricordatevi di usare il timer solo con acqua fredda. Durante l'inverno smontate il programmatore e dopo aver tolto le batterie riponetelo in un luogo asciutto.